E ritorniamo in diretta sempre qui dalla giornata delle idee di Mantova, anche insomma noi siamo ospiti come tutti noi qui tramite con Radio Saiuz, stiamo andando in onda, lo dico perché non l'ho mai detto oggi, e stiamo andando in onda sia sulla web tv sia su Facebook, YouTube, insomma un po' dappertutto, quindi bello. Se anche dopo vuoi trovarti online, certo, puoi trovarti. Grazie. Camminando mi sono imbattuto in che cosa, chi sei tu? Allora, io rappresento l'associazione Noesis, che è un'associazione olistica a Porto Mantovano, che è praticamente attaccato a Mantova, esatto. Sì, e noi proponiamo tanti percorsi, dallo yoga, insomma tutti i percorsi che hanno a che fare con la mentalità olistica, che è quella che tiene in considerazione della persona la mente, il corpo e lo spirito. Bellissima questa cosa, sì. Tra l'altro vedo che fate veramente una quantità di attività pazzesca, sì. Cioè, visto che non posso leggerle tutte, sì. Se uno volesse trovarvi online, dove vi trova? Allora, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Noesis Mantova, abbiamo un sito www.noesismn.it e ci trovate anche su Instagram, vari social network, c'è, sempre c'è. Noesis Mantova o Noesis MN. E tu ti, allora, sei aggregato al gruppo o l'hai fondato? No, io l'ho fondato. Io l'ho fondato perché vabbè, io ho studiato filosofia e mi piacevano tanto le cose orientali e ho fatto anche un percorso, diciamo, di crescita personale, sì. E sono approdata allo yoga. Per me lo yoga è la mia proprio maestra di vita, sì. Diciamo. E ho deciso di abbinarla al gong, quindi allo suono del gong e di altri strumenti come le campane tibetane. Poi da lì noi facciamo anche altre cose come le danze in cerchio, la, sì. Bioenergetica, insomma tutte attività, diciamo, alternative, sì. Che però puntano sempre al benessere delle persone, quindi insomma facciamo del bene, insomma, molto zen, questa parte del bene, sì, esatto, molto... in modo zen, sì, esatto. E oggi mi parlavi appunto il gong e quant'altro, cosa farete qui alla giornata del, allora, bene? Allora, all'interno della nostra postazione abbiamo i trattamenti shiatsu, quindi un bellissimo massaggio. Accidenti. Oppure una seduta di theta healing, che è una cosa un po' più complessa, si parla di energie sottili, eccetera. Sì. Poi come eventi pubblici abbiamo la bioenergetica, l'abbiamo fatto stamattina, sì. Alle 16 abbiamo le danze in cerchio, che okay. Sono delle danze proprio ancestrali, e invece alle 17 alle 18:30, sì. Avremo yoga con il sottofondo del gong. Insomma, tanta roba. E alla giornata delle idee, cos'è, la prima volta che vi venite qui? Sì, o... è la prima volta che veniamo, devo dire la verità. Dammi anche un tuo feedback al momento di questa, allora sicuramente è una giornata unica nel suo genere, perché ci sono davvero tantissime realtà, sì. La cosa bella è vedere le persone, queste persone che si sono messe in gioco con dei percorsi personali, sì. Diversi, alternativi, creativi, sì, sì, e sì. Quindi questa cosa, cioè proprio sembra, non so come dire, una sincronicità, ci siamo trovati, insomma, uno percorre questo viale e ci lungo sono tantissime lago, cose diverse, con tantissime, esatto. Cose diverse, c'hai l'occhio veramente che si perde ed è una cosa davvero bella per Mantova. A un certo punto si ferma, vede Radio Saiuz e torna a casa, dice, no, si segna Radio Saiuz e inizia a ascoltarla, se non l'ascolta bello. Già. Questo spazio Marchette è fenomenale. Esatto. Che bello. Va bene, allora ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, soprattutto perché così facciamo un pochino conoscere, certo. Quello che fate, perché sì, effettivamente no, fate esiste. Tante cose, sì. E lo dico a te, ma lo dico soprattutto agli spettatori e ascoltatori, che questa diretta è già, se non c'è stato qualche errore tecnico, già mi guarda male, testa di caso, esatto, non ridere, non c'è niente da ridere. No. Buonasera! Ecco appunto, sono sta taglia questa. No, questa diretta è già presente su Facebook e su altre piattaforme, quindi andremo un pochino a, in qualche modo, mettere l'hashtag, come dicono quelli bravini, e ci sarà, sì. Appunto anche il nome della vostra associazione, sì. Quindi tanta roba, sì. Bravi, bravi veramente. Io direi che possiamo fare la foto di rito a questo punto, ne facciamo bello, una foto, bello, sì. Ma vedo una fotorella, cioè potrebbe esserci Saiuz, vieni anche tu Saiuz, quello è lo sguardo, lui è il vecchio Saiuz, ti chiamano, sì, perché vedi c'ha la radio in testa, Radio Saiuz, no,
non si ero staccato. E face bocca che non vi vuole. Dite caciotta e funziona.